stavamo dicendo del food porn prima, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Buongiorno. Un angolino. Colazione salata? No. Sì, è buona, però per la colazione No. Confrontala con quella di ieri. Con quella di ieri è molto meglio questa. Eh sì, è quello che volevo dire. È che ieri le palline al formaggio non ci hanno soddisfatto un granché. Niente, abbiamo preso per colazione un po' di tortina, pane, uva. Cosa hai preso? La Nutella greca. Allora, è un po' densa, è come un cioccolatino. Non ricorda tanto la Nutella, però è buono. C'è la tortina tipica di qua, prendiamo com'è. Buono. Allora, programma del giorno, andiamo alla città di Naxos a fare un po' di shopping. E forse stasera andiamo in spiaggia, perché ormai lui si è ostinato ieri col trekking. Grazie a chi questo? Vabbè, io non mi sono ostinata. Dici? Aia. Oh. Se mi tiri una manata per forza. Sì sì, quindi anche tu ti sei presa la scottata. Pedalare, va. E voi niente, ci avviamo. Pian piano. Siano aperti, proprio questo qua era uno di quelli della sera ed è chiuso. Evidentemente alcuni sì, altri no. Però che non siano tutti chiusi. Vabbè, avevamo ben visto dei ristoranti con tettoia dove c'erano i camerieri che giravano, quindi ristoranti aperti ce ne sono a Naxos. Speriamo. Mangiare si mangia. Ah, è pieno di cappelli. C'è la vasta scelta di cappelli. Vasta, questo lo decido. È boh, sono tanti. Sì, è vero, però andiamo dal polite del cerco. Grande effettivamente, però è bianco, ha la tesa abbastanza larga ed ha anche la retina, quindi alla ricerca del cappello. Ho trovato un cappellino. Era ora. E poi dicono le donne. Fa la brava e prendi un altro cappellino. Tanta roba. Era buono. Scarpetta. Pranzetto finito. Sì, meno male che abbiamo preso soltanto gli antipasti misti. Perché sennò. Sì, sennò scoppiavamo anche oggi. Esatto, diciamo che al penultimo giorno stiamo finalmente iniziando a capire com'è l'andazzo con le dosi. Praticamente la Grecia è l'equivalente della Sicilia e del mare Egeo. Si mangia fin troppo. Si scoppia. Esatto, esatto. Adesso facciamo ancora un giretto, poi si ritorna in hotel. Sì. Altro gattino, pieno di gatti qua. Ciao Popino. Che ti fai fare una rotellina? Ah, questo è questo di casa, si lascia dai fare. Dai soddisfazioni, né? Però forse è meglio non provocarlo troppo. Né? Bello. Un po' di acqua. Solo quello? Sì, direi di sì. Se non vuoi prendere altro per te. È freddo, non so. C'era questo. Però questo è con zucchero. Va bene. Ale. Non ti lamentare, sei tu che hai detto dammi qualcosa. Ti ho dato quelle più pesanti. È pesante sotto. Devi spingere bene.
Ok, fai tu. Sì, è un cesso. Se posi un po' la GoPro, sì, devo anche riuscire a chiudere la macchina. Una, due, tre e basta, non ci sta finendo. Quattro, tre. No, non ci sta finendo. Devo vedere a quale punto gettavi la spugna e decidi di mettere via la GoPro. Uno, due. C'è sempre, quindi si risolve oggi così. Oggi si va in spiaggia a turni perché siamo venuti senza la cassetta di sicurezza e non vogliamo farci grattare le cose. E spiego un po', non avevi contemplato la possibilità di attaccarla all'albero? Ma basta che spaccano il tronchetto, non è che sia una quercia. Lo attacchi alla radice, se non arrivano con la motosega non possono rubarti il cestino. No, povero. Dai, vado a farmi un tuffo, tu riposati e poi torno. Bella fresca. Ok, facciamoci una nuotatina. Insolita fortuna, tutto sassi. Mi sto spostando sull'altra sponda. Già il primo giorno mi sono beccata un bello scoglio e mi sono graffiata tutta la gamba. Lo vorrei ripetere anche oggi. Finalmente sabbia. Oh, però almeno dall'altra parte. Speriamo che non pensi che sono annegata. Poi mi faccio una nuotatina e poi torno. Vicino alla spiaggia di Alico si trovano le rovine di un hotel abbandonato. La spiaggia di Alico era pubblica, ma durante la dittatura in Grecia negli anni 70 è stata venduta a una compagnia belga, che ha iniziato a costruire un mega hotel. La costruzione è stata bloccata dopo diverse cause legali e in seguito Alico è diventata di nuovo proprietà pubblica. Sulle pareti si possono ammirare alcuni murales realizzati dall'artista indonesiano che si firma WD, White Drawing, che sono molto belli. Voletto breve. Voletto breve perché mi diceva di tornare per via del troppo vento in sti giorni. I primi giorni non c'era un filo di vento, poi si è scatenato. Il primo giorno, dal secondo in poi, soffiava bene. E niente, c'era lì una macchina parcheggiata con dei... Cos'erano, greci o francesi? Greci, greci. Greci che parlavano francese. Esatto, esatto, che incuriositi dal drone si sono avvicinati e hanno detto, ah, drone. Io gli ho detto in inglese, drone. To fly and film, e dopo uno di questi due sono appena passati. Sì, sono appena passati, appunto erano arrivati lì tutti curiosi, no? Del drone, io faccio in inglese drone to fly, make movies, take pictures, dopo dico si fa parlez-vous français? E io in questo episodio del linguista cialtrone ho detto ma oui, je parle en français parfait. E niente, l'abbiamo abbozzata, abbiamo comunicato, no? Spiegato un pochino la rava e la fava. Comunque vedi l'importanza di
conoscere le lingue questa. Sì, tu il francese poi lo parli come seconda lingua. Esatto, lo spagnolo come prima e mezza. Tra un po' anche il greco come terza. Adesso torniamo indietro all'hotel, ci facciamo una bella doccia. Assolutamente. E poi dopo la doccia a cena non so dove. Esatto, però io starei sempre leggero perché in questi giorni ci siamo sfondati di tutto il possibile. Il fatto è che sono due giorni che io dico ma voglio mangiare leggero, solo snack. Finiamo sempre per abbuffarci perché anche un piatto di antipasti misti, cavolo, è una roba enorme. Cioè qua non c'è il senso della dose piccola, capito? È cibo economico e abbondante, non me l'aspettavo. Sto circonnavigando la macchina? Perché bisogna prima aprire la serratura che non è centralizzata, c'è soltanto da... là. E poi? Dopo aperta la serratura bisogna andare indietro ad aprire il baule. Così? No! E vedo il pulsante sotto! E questa è la tecnologia! E ora laviamoci! Pronta? Pronto! Ci abbiamo messo 10 minuti a decidere non cosa mettere, ma dove mangiare. Più di 10 minuti, fai pure mezz'ora. Alla fine abbiamo deciso di mangiare nel ristorante qua nell'angolo, perché non ne potevamo più. Più che altro siamo un po' stufi di cucina greca, vorremmo fare cucina più... Non è che siamo stufi, siamo saturi, è diverso. Sì, ok. Siamo un po'... qualcosa di un po' più leggero. Ciao a tutti, siamo Leo e Panda Futuro. Mm-hmm. Allora, devo spiegarla questa cosa del sogno di fagioli. Quando siamo arrivati al ristorante, mi sono guardata le foto dei vari piatti che avevano. Allora chiedo alla cameriera, questo qui cos'è? E lei mi fa, ah, è un piatto a base di fave, fagioli. Faccio, ok, dai, proviamolo. Quando è arrivata, ci ha fatto la spiegazione del piatto. Sì, si è messa a fare una tirata pretenziosa in inglese dicendo, tu hai avuto questo sogno di questo piatto qua e io ho esaudito il tuo sogno, no? Presentando questo piatto appunto a base di fagioli. Ora, i sogni di fagioli. Ora, dico io non è che chiedo tanto, ma almeno di avere una moglie che non dico che sogni di diventare presidentessa della confederazione o la prima donna ticinese sulla luna o che ne so, ma almeno che avesse ambizioni un po' più elevate che una scatola di fagioli. È tritata lì, messa lì, gnam. Va bene. Ok, proseguiamo la serata e vediamo come è andata a finire. Siamo venuti a mangiare al Toku Restaurant Bar. Era qui vicino al nostro hotel, quindi andava benissimo visto che eravamo molto stanchi. Ok, sono arrivati i miei fagioli. Favas. Accompagnate con... cosa sono? I nachos. No, questa dovrebbe essere pita. Ma sembrano le patatine messicane. Ha detto pita, ma questa non è pita. Ma buono. Se in greco si chiamano fava, saranno fave immagino, non fagioli. Questa sera io la vedo male però, fagioli. Sì, probabilmente farai gli show di fantasmi con le lenzuola a letto. Sono arrivate le mie tagliatelle col salmone e le sue polpette di manzo. Penso che sia manzo, non lo so. Proviamola. Buona. Come stiamo con le polpette? Se queste polpette mi dicessero qualcosa di meno sarebbero un film muto. Vediamo un po' come sono queste meatball. Guarda. Cotta. Sento manzo e olio. E basta. Forse qualcosa tipo finocchietto, però basta. Sono normalissime polpette di carne macinata, niente di speciale. Ma almeno la salsetta com'è, scusa? È tzatziki? Come vuoi che sia il tzatziki? Proviamo con la salsetta? Non lo so. Sono polpette, ok. Però la mia pasta è buona. Vabbè, visto che mi provochi. Com'è?
Sì, dai, è buona. Non è la migliore pasta al salmone che mai mangiato, però è buona. Manca sempre qualcosa. È buona. Ok, si sta trasformando in un Grecia food porn qui. Vabbè, qua di porn c'è ben poco. Di solito il porno che guardo io mi fa godere. Questo cibo non mi fa godere, capito? Vabbè. E quindi si vuole rifare dal messicano, sperando che sia buono. Allora, eccoci alla seconda tappa di questo nostro tour gastronomico. Sì. Che non era previsto e lui non aveva fame quando è partito. Mexico! Ai ai ai. E quindi siamo in un ristorante messicano. Che volevo visitare, in realtà siamo andati all'altro perché voleva visitarlo a Patrizia. Io sono rimasto un po' delusino, ecco. Non era tanto da leccarsi i baffi, a mio parere. Però adesso mi rifaccio. Ok, è arrivato il cibo. Non dire niente. Cominciamo. Cavolo, che t'aiuto. No, cominciamo. Tu. Cioè, si sta trasformando in man versus food qua la serata. Okay, mangia, dammi una mano. Mangia. Brava. Quello che ti ho detto, prendi la versione mini, che c'è anche il mini. I nachos sono qualcosa di spettacolare. Ci sono anche la salsetta mezza panna acida e appunto il tingolo di pomodoro. Veramente spaziale. Dopo, come potete vedere, i tacos sono serviti alla maniera Tex-Mex. Cioè, c'è il piatto in cui ci sono tutti gli ingredienti e vi fate il vostro tacchito scegliendo quello che gradite, no? Quindi qua abbiamo, noi abbiamo fatto chorizo, salsiccetta, quindi questo credo che sia cavolo tipo qualcosa del genere, insalata iceberg se non sbaglio, mais ovviamente, guacamole, facciamo vedere il guacamolino, guacamole, la stessa dadolata di verdure fresche e la stessa panna mezza acida. Quindi guardate qua che meraviglia. E ciascuno si può fare il tacchito che vuole, no? Partendo da tutti gli ingredienti, dico voglio un po' più di guacamole piuttosto che di dadolata, per dire, no? Dopo cremetta e buon appetito. Purtroppo non c'è un modo elegante di mangiare i tacchitos, quindi... Buono? È qualcosa di spettacolare. E vabbè, t'aiuto, poco però. Quindi praticamente ti fai un mix di carne macinata, salata, pomodoro. Agliosa. Ma non è solo buono, vero? Dove va la carne? Capperoni? Non penso che siano capperoni. No, no. Sono peperoncini. Peperoncini verdi. Comunque non so quelli originali come sono, perché non siamo mai stati in Messico, però questi sono buoni. La cosa che noto è che l'hanno fatto molto poco oleoso. Quando li facciamo noi, vabbè, usiamo di solito il riso della Migros. Sì, è vero. Però quando lo facciamo noi carichiamo d'olio. Il che non ci dispiace, eh. Vabbè, noi lo facciamo con la salsiccia. Per quello che poi rimangono unti. Sì, è vero. E poi vabbè. E poi la versione italiana di giallo zafferano, quello che facciamo noi, non sono neanche quelli veri. E poi vabbè, dovete sapere una cosa, che la Patrizia è piuttosto tirchia con l'olio, con queste cose qua, no? Tirchia. Sì, sei tirchia. Io bado alla salute. Sì, badi alla salute, però io bado al gusto. Che cosa succede di solito? Che quando prepariamo qualcosa a quattro mani, lei mette magari un cucchiaio e mezzo d'olio. Intanto io aspetto soltanto che si distragga un attimo, appena si gira, giù caricare d'olio e dopo mi dice, ah però questo è buono, certo che è buono, è condito, perché qualcuno ci ha messo l'olio.
Bisogna fare così, ragazzi, quando si ha moglie. Cosa stavamo dicendo del food porn prima? Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Questo locale, Picasso on the Beach, straconsigliato. Passateci perché ne vale veramente la pena. Buono, buono. E lui si è rifatto. Stra rifatto, direi. Pian pianino si avvicina al traguardo. Io ho già messo bandierina bianca. Ma quale bandierina bianca? Mostrami il tuo spirito guerriero. Ah. Come ti senti dopo questo l'autopasto? Saturo. Ecco, c'è da dire, a noi piace essere trasparenti e questo è tutto quel che è rimasto. Sì, c'è un pochino di spreco di cibo, però è giusto per farvi capire che quando mostriamo del cibo facciamo del nostro meglio per finirlo. Ma stasera, appunto, avendo mangiato in due ristoranti diversi, è stata pesantina, diciamo. E meno male che non aveva fame. A proposito, volevo ricordare una cosa. Voi amici che ci seguite, non fatelo a casa, fatelo in vacanza. Evidentemente. La cena è finita. Soddisfatto del secondo ristorante. Il fatto è che io non sono il tipo per i posti pettinati, alla moda, no? Sono cose a cui sono completamente avulso. E niente, è per quello che ho dovuto rifarmi. Ho detto, quel pettine di carne con salsa tzatziki, pitas croccanti nella composta di fave, fagioli. No, ragazzi, voglio i tacos, voglio i nachos, ho detto. E quindi sì. Bene, per stasera è tutto. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao.